Se è davvero come perché c'erano altri venditori che avevano questa borsa, tra l'altro questa che ho acquistato io è una tasca pane semplice, io compro sempre le solite borse, lo so, questa mi sembrava molto bella, è un po' diversa, è sempre sullo stile di quelle che piacciono a me, però un po' diversa, ecco. E se no, se le prendessi tutte uguali mi basterebbe andare in armeria a prendere la solita tasca pane che prendevo da quando avevo 14 anni, che forse qualcuno sa qual è. E questa qui aveva anche delle spille insieme, incluse nel prezzo, incluse nella borsa, un po' creepy cute, pastel goth, costava di più senza spille, com'è possibile? Su nero non si vede nulla, comunque era proprio come me l'aspettavo e sono veramente sorpresa perché neanche al mercato le borse costano 7 euro e se costano 7 euro non sono fatte da scappare, quella tipo da postino. Sì, alla cerniera, sì. Allora, questa tipologia di borsa mi mette molto a mio agio perché sia la cerniera.
segnano, giusto? Vabbè, se perdo quello sono fregata, perché ne ho solo uno. E proverò questo, dovrò sapere che duro, ovviamente c'era solo rosso disponibile, se no l'avrei preso o nero o verde, se potevo scegliere, se avessi potuto scegliere. Sì.
Consiglio questa cosa, su Temu costa poco. Sto cercando di andare un po' più veloce perché sono dei vicini che, perché saranno quasi le 3 del pomeriggio e sento che si stanno animando. È finita la pennichella del pomeriggio dopo pranzo. Andiamo alle 3 ultime cose, le 3 borse shopping. Allora, scelto questo, però a questo punto potrei farle scegliere a mia mamma e poi quella che non le piace me la tengo io. Vabbè, faccio perché tanto per me è indifferente, non le ho prese tanto per come sono fatte, ma perché erano quelle col prezzo più basso, le avevano messe in offerta perché erano rimasti solo questi, poca scelta, e quindi abbassano il prezzo. Mi si è rotta, mi è durato un bel po', poi mi si è rotta, avevo pagato un euro e qualcosa, non so. E queste erano le uniche grandi con un buon prezzo, perché anche queste le ho viste anche su Shein, costano di più. E non ho detto all'inizio che ho fatto questi acquisti durante, davano degli sconti di primavera. Queste qua a prezzo pieno mi davano sui 6-5 euro, invece le ho pagate meno di 2 euro, questo sono sicura. Esatto, premetto queste cose perché potrebbe essere che andate a vederlo adesso e magari è finito quello sconto. Sono decisamente grandi, queste effettivamente costano tanto. Cioè, se solo la bustina è così grande, non la sto ad aprire perché comunque sono grandi proprio per fare la spesa e belle resistenti. Scelta appositamente per lei perché quella che le si è rotta era blu con i gattini e adesso l'ho trovata addirittura rosa con tutti i gattini. È diversa, le altre aveva i gatti in figura intera qua, i musetti con scritto mio mio mio, quindi questa farò scegliere tra le altre due. Cioè, così sia funzionale, anche perché quella del Lidl era blu con il logo giallo con scritto Lidl, cioè non è che fosse molto estetica. Però ci stiamo dimenticando di guardare insieme le spillette estetic che erano da mettere nella borsa, ma io non credo che le metterò, non lo so, forse compreremo creatura, potremmo comprare su Temu delle spille estetic da mettere sulla borsa, sì. Anche quella di Hunger Games da mettere, quella sì che è estetica. Cioè, From Dusk, questa con un castello, con dei fiocchi tipo corsetto, e un coniglietto bianco con le ali da pipistrello, la coda da diavoletto, non so che coda sia quella, da draghetto, forse un draghetto.